Buongiorno, siamo qui nella Real Cappella di Napoli per la settima edizione del concerto dell'UNESCO per la pace. Abbiamo qui con noi il presidente dell'UNESCO di Napoli, professor Fortunato, e dottor Carafa, che è Vicepresidente. vicepresidente dei deputati. Cosa rappresenta questa edizione, questa iniziativa, questo evento? Ma è un evento che ormai si ripete da 7 anni e viene fatto nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, che è la cattedrale del popolo napoletano. Mentre il Duomo è la cattedrale della diocesi, la cappella è proprio la cattedrale della città di Napoli e che ha una funzione non solo religiosa e custodisce le sacre reliquie del santo patrono, ma è anche un centro di cultura, di musica. Non dimentichiamo che questa cappella negli anni passati è stato un conservatorio musicale. E sono stati qui i più grandi maestri a dirigere questo conservatorio, da Paisiello a Cimarosa, credo che l'ultimo proprio sia stato Cimarosa. E questo ci fa molto piacere ospitare i pugliesi, perché c'è un forte legame tra San Gennaro, la Puglia, la mia famiglia. Sono felice che sia il Ricordiamo che il settimo dottor anno e penso che per Riccardo. molti altri anni si ripeta questa Il manifestazione. suo legame con la Puglia qual è esattamente? Ebbè, abbiamo vissuto per anni ad Andria perché avevamo dei legami con Andria. Purtroppo mio nonno dovette lasciare la Puglia. Dovette vendere il palazzo di Andria e Castel del Monte, ma non per caso io mi chiamo Riccardo, perché è il santo protettore di Andria. E io mi chiamo Riccardo e Gennaro, quindi unisco le Le due. due cose. E nelle nostre radici è sempre rimasto un affetto per tutta la Puglia. Abbiamo sempre considerato la Puglia parte della nostra vita, della nostra famiglia. Sì, per l'UNESCO invece che cosa rappresenta questo evento? Perché Niente, l'UNESCO? per il Club UNESCO, che parliamo di Club UNESCO, è un evento importantissimo perché innanzitutto è una fusione di culture. Le nostre culture, la cultura pugliese, la cultura campana, sono molto vicine, sono affini, sono simili, hanno avuto una grande importanza nella storia. In più è questo lavoro che insieme alla presidente del Club di Bisceglie, Pinacatino. Pinacatino, che noi facciamo da ormai 7 anni, dove c'è questa sincronia, si lavora in una maniera veramente splendida, anche se a distanza. E siamo riusciti ad arrivare alla settima edizione in maniera molto, diciamo, soddisfacente, con l'impegno di artisti di tutti coloro i quali mettono a disposizione il loro operato, la loro cultura per queste giornate in questo luogo meraviglioso accolti dalla deputazione, perché insomma, è importante questo, che se non ci sono luoghi che accolgono la cultura, purtroppo è molto difficile diffonderla. Luoghi, diciamo, anche di un certo rilievo, di una certa importanza. Quindi io vi ringrazio a nome di tutti i lettori di Biceglie Live per questa cultura della tradizione, per questa cultura della pace che continuate a tramandare. In bocca al Certo, lupo e grazie a voi. auguri.